La galleria è nata nel 2009, siamo quindi quasi al settimo anno di attività. Geranzani, che abbiamo qui, è un artista di 52 anni, ormai una carriera molto lunga e una carriera che ha visto una grande partecipazione nel circuito istituzionale. Fare questa mostra è stato per noi un punto di arrivo, nel senso di proporre finalmente un'arte che ha una sua densità, una sua intensità, un artista che non si tira indietro, e infatti, come vedete, questi sono temi che sono trattati in maniera abbastanza nuda e cruda, ma molto, molto veritiera, densi di significati e di desiderio di esprimere qualcosa attraverso un'arte che è un'arte figurativa, e quindi oggi sempre un classico, ma comunque leggermente in sottotono rispetto ad altre cose emergenti, altre correnti emergenti. La galleria in questo momento si sta proponendo con questa dualità, nel senso che non abbiamo dimenticato ovviamente gli artisti emergenti, per cui lo spazio è stato strutturato con una main room, questa, dove vengono esposte le opere degli artisti principali e le mostre istituzionali. Abbiamo poi declinato lo spazio in una project room dove possiamo presentare sia dei progetti inediti di alcuni nostri artisti, sia proprio questi artisti emergenti. Quindi, ad esempio, in questo momento stiamo proponendo una giovane ragazza francese appena uscita dall'école, si chiama Camille Pozzo di Borgo, ha 26 anni e ha sicuramente talento da vendere. Questa mostra si chiama L'Europa durante la pioggia. Io ho dipinto questo gruppo di quadri che hanno tutti lo stesso titolo, sono numerati raccontano sostanzialmente il terrorismo, quantomeno una paura sotterranea diffusa in tutta questa nostra Europa, che riguarda una guerra che non ha una data d'inizio, che è stata forse dichiarata con enfatici proclami, ma poi dopo si sviluppa attraverso atti che, sparsi per tutto il territorio dell'Europa, minano la sicurezza e soprattutto la stabilità di tutte le popolazioni europee maggiormente colpite. Ora io a un certo punto mi sono trovato a riflettere su questa condizione, che non è inedita, dell'Europa che ha paura, e mi sono rifatto a un quadro specifico, che è un quadro di Max Ernst, pittore surrealista tedesco, che nel 1942 ha dipinto un quadro molto importante che si chiama L'Europa dopo la pioggia. Allora io ho preso questo titolo, che è molto evocativo e francamente perché mi piaceva, e l'ho trasformato sostituendo la parola dopo con la parola durante, perché oggi siamo qui e questa paura è diffusa, non ha come ripeto, non ha un inizio, non ha una fine, non ha dei modi chiari, e noi viviamo nella paura, una paura che è in qualche modo costante e sotterranea. Tutti questi nuovi quadri che raccontano questo soggetto hanno un protagonista, che è la cintura esplosiva, il giubbotto esplosivo. C'è qui, c'è negli altri quadri che poi vedremo, e ricorre. Ed era un po' l'oggetto significativo sul quale io ho concentrato la mia attenzione. In questo caso c'è una figura a cui manca la testa, a cui mancano le gambe, quindi soltanto siamo concentrati su questo elemento, e questo elemento è il giubbotto esplosivo, il corpo di questo individuo che apre la camicia come ad ostentare la sua arma di offesa. Ostentando la sua camicia così, apre come due ali di farfalla. E quindi entrano in gioco tutte le possibili simbologie che ti possono venire in mente, legate al mito di Psiche, legato alla tradizione della farfalla come simbolo della rinascita, come simbolo dell'evoluzione, eccetera.